La verità è che a Wall Street molta gente non era molto competente nel proprio lavoro. È iniziato tutto 16 mesi fa con la crisi dei mutui, che lentamente si è trasformata in una crisi finanziaria. Andiamo se i contribuenti andranno in rovina, e indovinate un po', sono già in rovina. Un presidente ad interim sarà in grado di far ripartire l'economia americana? Il paese è oramai allo sbando, si affida al libero mercato e la mentalità che impera è che tutto vada bene. Venerdì il congresso ha finalmente approvato e il presidente Bush ha firmato la legge. Cominciamo a restituire forza e stabilità al sistema finanziario americano. Il pacchetto finanziario di salvataggio per i contribuenti rileverà gli investimenti sbagliati fatti a Wall Street. Un'autentica tempesta finanziaria. In soli 6 mesi, 3 delle 5 più grandi imprese indipendenti di Wall Street sono scomparse. Le cifre sono impressionanti. Tuttavia nessuno spiega la verità e l'incompetenza che hanno nessun creato tutto questo scompiglio. Nessun controllo, nessuna regola. Un debito terribile che è stato generato da una serie di investimenti sconsiderati e titoli compositi. L'idea che si possa prestare denaro a chi non può restituirlo non è un'idea percorribile. Non capisco perché questa società andrà al congresso. Tuttavia sembra che fatturassero 10 milioni di dollari l'anno. Pensavano di poter prendere dei soldi per poi poterne fare quello che volevano. Neil Kashkari, responsabile del piano di salvataggio, hanno deciso di pulire il paese. Poter contare sui più brillanti investitori del mondo, ma sono stati loro a fare tutto questo. Invece di aiutare consumatori con mutui e prestiti, i capi di queste società hanno deciso di guardare altrove, rischiare molto arricchendo se stessi. Questo è il vero crimine. Li definirei criminali, negligenti e incompetenti. Se lo meritano tutto. Qual è il rischio che corriamo? 12 miliardi. È inaccettabile. Siamo in una pessima situazione. I nostri clienti abbandoneranno la nave. Il problema più grande è salvare questa compagnia, non i clienti, questa compagnia. Abbiamo trasferito 4 miliardi in depositi, ne restano 8. Abbiamo venduto ai nostri clienti carte senza valore. Ho parlato con la Merrill, dicono che assicureranno le carte per 2 settimane. E per farlo vogliono 200 milioni di dollari. 2 settimane? 2 settimane non sono niente, abbiamo bisogno di 2 mesi. È ora di correre ai ripari. Mettiamo le azioni sul mercato, liberiamocene. Che mi dici allora degli investimenti dei fondi pensione? Si parla di 15 miliardi. Non è un nostro problema. Se tutti faranno come noi, ci sarà una fuga. La nostra priorità è salvare questa compagnia e fottere tutti gli altri. La nostra responsabilità inizia e finisce con i nostri soci e azionisti. Gli investitori giocano d'azzardo, perdono e si assumono questo rischio, non è così? Non si lamentano quando fanno soldi in borsa, perché dovrebbero farlo quando li perdono? Cose che capitano, quindi liberatevene, liberatevi di quei fottuti certificati, adesso! Sì, ma anche dopo aver scaricato il capitale azionario, saremo sempre troppo esposti! Mi occupo io di questo. Charlotte? Sì, signor Stanton. Deve fissarmi assolutamente un pranzo con il segretario del tesoro. Quando? Oggi. Certo, signore, oggi. Grazie. In fretta, ho importanti comunicazioni da fare. Sì, ho capito. Ci sentiamo domani mattina. Quindi su. Ok, sì, i tassi sono in salita. Vorrei sapere come ha chiuso la borsa di Stanton. Hai sentito che ha detto Stancroft? La società è in pericolo. Sì, con 51 milioni di dollari in tasca. E sai quanto me, che è tutta una stronzata. Questo è Stancroft e la sua fottuta gara con i promotori. Ho capito che vuoi dire, ma non abbiamo scelta. Va bene, gente, ascoltate. Ci sono delle grandi novità per tutti. Nei prossimi 3 giorni incrementeremo i vostri incentivi del 3%. Ma voglio che diate il massimo, rivolgendovi ai vostri clienti migliori e spingendo i superfondi immobiliari. Inoltre, tra un paio di minuti riceverete un memo con il dettaglio di tutti i prodotti di cui dovrete disfarvi, capito? Chi venderà di più riceverà il bonus più alto. Ok, adesso al lavoro, gente, avanti, muovetevi, voglio quei numeri. Vendete, vendete! Tutto bene. No, sicuramente i soldi sono suoi. Se parli, il capitale resta più 3. Ciao ragazzo. Sì.
La buona notizia, come vedete qui, è che i tumori sono completamente spariti. Questa è la buona notizia. E la brutta? Non proprio brutta, semplicemente meno buona. Le ghiandole continuano a lavorare ed è per questo che c'è stata una recrudescenza dei sintomi. Tutto a posto. Sì, è una cosa che succede spesso, anche quando i tumori sono spariti. Le ghiandole si comportano come se il tumore fosse ancora lì. Che dobbiamo fare? E intanto iniezioni di ormoni una volta a settimana. Serve per bilanciare le cose, dovremmo monitorare i livelli fino a che non troviamo il giusto mix. Inoltre, il livello di zucchero nel suo sangue è salito alle stelle. Le ghiandole reagiscono al tumore, per cui dobbiamo curare anche il diabete. Si sistemerà tutto. Sì, è solo che dobbiamo faticare un po' di più per raggiungere il risultato. E che dice del fatto che noi... Stavamo pianificando di fare un figlio. La gravidanza è estremamente rischiosa, sia per lei che per il bambino. È una cosa che non consiglierei adesso, ma non appena avremo raggiunto i livelli accettabili con la terapia, i rischi diminuiranno, quindi a quel punto direi di sì. C'è una nuova terapia genetica che ha dato ottimi risultati e si adatterebbe al nostro caso. È ancora a livello sperimentale, ma io potrei... Nessun problema, dottore. Sì. Eccellente, i moduli sono alla reception. Rosie, so che è difficile, ma cerca di stare calma. Sarebbe solo uno stress per il tuo organismo, ok? Grazie. Grazie. Non c'è di che. Mi spiace, avete raggiunto il limite di copertura previsto. Limite di copertura? Cos'è? È lo standard per molte assicurazioni, dovreste chiamarli. Cosa? Ma in merito ad oggi, se volete prenotare un altro appuntamento, dovete pagare la parcella. Oh, ok. Allora richiameremo per fissare un nuovo appuntamento, grazie. Va bene, useremo la carta di credito. Sono sicuro che si tratta di un errore, è nel portafogli. Ecco a lei. Tenga. Grazie. Sei sicuro che vuoi usare la carta? Sono sicuro? Sì. Non credo. Chiamiamoli però. Allora, può andare bene martedì prossimo? È possibile? Sì, però mi richiami prima, va bene? Okay. Ok. Vi ringrazio. Arrivederci. Oh, non ci posso credere. Limite di copertura. È la prima volta che lo sento nominare. Ci siamo sentiti almeno 100 volte nel corso dell'anno. Qualcuno avrebbe dovuto dirmelo. Signore, è scritto chiaramente. Mi avete sommerso di carte da quando è stata fatta la diagnosi a mia moglie. Non crederete che abbia letto ogni singola riga di quel maledetto contratto. Lavoro 6 giorni su 7. È la nostra politica, signore. Non capisco perché non si possa fare più niente. Mi dispiace, a questo punto non possiamo più aiutarla. Quindi mi sta dicendo di andare a farmi fottere. Signor Buxford, mi scuso, ma... Sinceramente dubito delle sue scuse. Non dovrebbe neanche farlo. Signor Buxford, mi dispiace tanto. Jim, è tutto inutile. Non dirlo. Invece sì, insomma, sono bloccata, non posso lavorare, sto sempre male, non posso aiutarti e tu lavori tanto. Lo faccio per noi. Jim, ho letto la fattura. Ogni trattamento ormonale costa $300. E questo è solo l'inizio. Poi c'è la terapia genetica che può costare dai 50.000 ai $70.000 e se l'assicurazione non copre tesoro, queste spese... Tesoro, abbiamo quei soldi. Non voglio, non posso lasciarti buttare smettila, via i risparmi smettila, di una vita. Smettila, stammi a sentire. Abbiamo bisogno di quelle cure. Devi guarire, avremo un bambino quando starai meglio. È la vita che abbiamo sempre desiderato, ok? Ok. Ciao ragazza. Ciao ragazzo. Che cosa stai facendo? A te cosa sembra? Dai, ancora non posso rimanere incinta. Facciamo pratica.
Sì. Jim. Ti amo. Davvero tanto. È un vero schifo. In realtà c'è un tetto di spesa nell'assicurazione. E letteralmente vuol dire che c'è un limite che non puoi superare per le cure mediche di Rosie. Sì, praticamente se leggi tra le righe ti dicono che quando stai troppo male è troppo costoso curarti. Quindi i 3 infarti che volevo farmi prendere prima dei 60 vanno a farsi fottere. Dovrò tirarmi un colpo di pistola. Rosie è davvero angosciata. Che cosa vuoi fare? Ho dei soldi da parte. Benefici dell'esercito o roba simile. Chiamerò il mio broker. Si dice che in questo momento il mercato è nella merda. In cosa hai investito? Titoli strutturati, comunque roba sicura. Cazzo, spero di sì. Lo chiamerò a pranzo. A capire. Che cosa fate, bastardi? Vi girate i pollici senza lavorare? Pronto? Sono Jim. No, Baxter. Siamo al secondo turno. Per te pranzo, per noi colazione. Sta zitto, abbiamo già ordinato per te. È facile, tu cheeseburger e Jim... Cili. Cili freddo. Si arrabbia sempre, ma poi lo finisce in un boccone. Dammi un paio di giorni, chiamo l'ufficio. Va bene. Mi piacerebbe aiutare. Allora ti richiamo. Come vanno sì, i miei fondi? Senti, ora devo proprio andare. Sono... Pronto? Tra un paio di giorni. Pronto. Era quello che voleva dire. Comunque lo aveva che pensato. Cazzo. Ehi, amico. Brutto stronzo. Che succede? Con chi stavi parlando? Il mio broker. Cadeva sempre la linea. Siamo tutti disgustati dai broker oggi come oggi. Frank e io abbiamo appena saputo che abbiamo perso il 20% della nostra pensione. Andato, come foglie al vento. Come? Non lo so, investimenti non giusti. Bisognerebbe andare a quelle riunioni di gestione. Le riunioni sono stronzate, maneggiano i nostri soldi e pensano a se stessi. E se ne fregano se vai ai loro pallosi meeting. Di contrattazione collettiva un cazzo, è solo una collettiva rottura di palle. Sapete cosa facciamo io e Freddy tutti i giorni? Arrestiamo quei poveri barboni che dormono nel parco o arrestiamo stupidi bastardi perché attraversano fuori dalle strisce. Ma i veri criminali stanno nel centro della città, Wall Street. Indossano vestiti che costano più di quanto uno di noi guadagna in un anno. Quei figli di puttana rubano più di chiunque altro, rubano persino i sogni di quelli come noi. E se per caso li beccano, ma non accade spesso, quando succede, gli mettono il braccialetto e gli danno i domicili. Nelle loro belle case, dove ricevono le prostitute. E ci passano la notte. Beh, prostitute d'alto bordo, le escort di Wall Street. Wall Street, popà! All'inferno quei bastardi, capite che intendo? Sì, voi due sì. Però state facendo preoccupare il mio amico. No, stiamo solo dicendo qualche stronzata, Jim, andrà tutto bene. Ehi ragazzi, il solito? Beh... Tutto qui. Ecco fatto, la carne per te. E il mio cili? Arriva! Il mio fottuto cili. Dov'è? Assicurati che sia caldo almeno. È gelato. Grandioso. Non so perché continuiamo a venire qui. Il cibo fa schifo. Il posto è carino. Almeno si sta caldi. È vero. E come sta Rosie, Jim? Stiamo aspettando. È stato un anno molto duro, ma lei è combattiva. Portale i nostri auguri. Va bene. Sì, è proprio un soldatino, la tua Rosie. E tua moglie come sta? Bene, mi tradisce. Cosa? Ecco i vostri drink. Se volete qualcos'altro, datemi una voce. Allora? Che vuoi fare? Sono un poliziotto, sono sposato, è inevitabile. Ma come hai fatto a scoprirlo? Ho letto tutti i suoi messaggi. Molto erotici, lasciatemelo. Angel. Che farai adesso? L'ho combattuto. Non so se trovare quel figlio di puttana e sbatterlo al muro o ringraziarlo dal profondo del mio cuore per tenermela fuori dalle palle. È davvero un bel enigma. Ora vi dispiace se parliamo di qualcos'altro, eh? Parliamo della sua fidanzata. Di chi? La tua? La sua?
Ho sentito un nuovo quiz alla radio. Chiedevano con chi ti piacerebbe fare sesso. A, tua moglie. O B, prima che finisse la domanda quello ha detto beh, che stronzata. Sentite questa. Moglie e marito sono a letto insieme. La moglie dice al marito: ascolta, quando muoio farei dormire un'altra donna nel mio letto. E lui: io non so. Allora, beh, e la sposerai? Risponde lui: beh, forse. Lei dice: userà le mie mazze da golf? Lui dice: oh no, lei è mancina. Poi vi domandate perché siete divorziati. E tu hai fatto la cosa giusta, Jim. Non hai sposato la moglie di un poliziotto, hai sposato una donna che amavi davvero. Sì, hai ragione. È un angelo la tua Rosie. È così. Salute a tutti, ragazzi. A Jim e Rosie. Salute. Allora, Simon Johnson, può spiegare ai nostri spettatori in che modo la plutocrazia si è impadronita della politica americana? Beh, ci sono molti esempi. Robert Rubin, co-presidente della Goldman Sachs durante il governo Clinton, ha ricoperto la carica di segretario del Tesoro e poi è diventato presidente del consiglio direttivo della Citigroup. John Cortin, governatore del New Jersey, capo della NF Global. Jon Snow, segretario del Tesoro durante il governo Bush, si dimette per diventare presidente della Cerberus Capital Management, una società di investimenti privata ma molto grande. Ha persino Dan Quayle nel suo... Ciao ragazzo. Ciao ragazzo. Come ti senti? Un po' meglio. Il capo della banca centrale se ne va e diventa un consulente, il principale responsabile per aver liberalizzato i derivati finanziari e aperto quel mercato. Ha accumulato una gran quantità di denaro in fondi speculativi che investono su quegli stessi derivati liberalizzati da lui. Harry Paulson, amministratore delegato della Goldman Sachs... Domani ho la terapia, ce la facciamo? Assolutamente. E per il pagamento... Piccola, useremo la carta fino a che non sistemeremo questa storia. Jim, hanno appena aumentato il tasso di interesse delle carte. E io ho già pagato qualche conto, quindi... Sì, ma ultimamente stai lavorando tanto. Lo so, non abbiamo altra scelta. Lo faccio per noi. Ok. Vieni a letto. Fra un minuto. Ok. Del comitato bancario al Senato ha raccolto 13 milioni di fondi pubblici per poter far fronte a questa situazione disastrosa. Apparentemente... Ah! Vediamo la settimana prossima. Andiamo via da qui. Jim, che sta succedendo? Senti, mi dispiace dirtelo, ma i tuoi fondi sono stati delistati dalla borsa. Delistati? Che vuol dire? Stanno indagando proprio ora su quello che è successo. Su cosa? Stanno indagando su alcuni portafogli di investimenti. Sembra che una buona porzione dei tuoi fondi siano stati deviati in qualcosa che è... Beh, ecco, un po' sospetto. Vuol dire che non lo sai? No, non lo so. Nessuno lo sa in questo momento. Tu sei il mio broker, il tuo lavoro. È per questo che ti pago. Come puoi mettere il mio denaro su qualcosa di sospetto? Jim, te l'ho detto la prima volta che ci siamo visti. Io investo solo su cose pulite, ma sembra che dietro a questa storia ci sia proprio la società per cui lavoro. Senti, davvero non posso dirti altro. Questa cosa è una valanga legale. Ma com'è possibile? Senti, dobbiamo solo aspettare che si chiudano le indagini, ma è... E voglio dire, i tuoi fondi erano buoni.
e tutto andava per il verso giusto. Ma poi tutte le cose hanno perso valore. La domanda è, la mia società sapeva che l'investimento iniziale non era buono? Ma hai appena detto che investi solo in fondi sicuri. È vero. Lo faccio. Io sono solo una pedina in questo gioco. Non sono il giocatore principale. Non sei l'unica persona toccata da questa tragedia. Il tuo, il mio, gli investimenti di un sacco di persone sfortunate. Sfortunate? Persone sfortunate. Tu mi hai promesso che avrei ricavato dall'8 al 10% dai miei investimenti. Era garantito. Sì, ed è quello che i miei capi hanno detto a me. Senti, io ho fatto una ricerca, ho fatto la mia ricerca, ma il mio capo mi ha detto di vendere ai miei clienti. Questo è tutto quello che ho fatto. E su cos'altro hai investito? Note sostenute da immobili commerciali. Voglio dire, senti, erano grandi edifici, ho controllato le specifiche, ho fatto le mie ricerche. Sembravano assolutamente sicuri prima, fidati, ho davvero controllato. Ok, ma ora sono crollati. Ma come? Tu hai indagato su quegli immobili, hai anche indagato su quelle proprietà. Quelli che hanno fatto le ricerche per me mi hanno detto che era un grande affare. Adesso che facciamo? Beh, potremmo approfondire le ricerche riguardo i tuoi investimenti. Devo dirti che ci vorrà davvero molto tempo prima che la verità venga a galla. Mi stai dicendo che ho perso tutti i soldi? No, non necessariamente. Comunque le pratiche andranno tutte in tribunale. Io voglio indietro i miei soldi. Jim, non è così che funziona nella finanza. Insomma, se non investi, non guadagni. Questo per me non è tutto un gioco. Quei soldi per me erano una sicurezza. Ti capisco. E sento il tuo dolore, lo so. Anche io ho perso tutto. Ma gli investimenti sono fatti in questo modo. Possono darti tanto, ma possono anche rovinarti. Sì, come vanno le vendite? Siamo al 20%. 20% non sembra affatto male. Sono assolutamente d'accordo, ma il prezzo è in caduta. Ah, Cristo. In caduta quanto? Il nulla? È difficile da dire, ma i nostri clienti stanno iniziando a mettere in dubbio la nostra credibilità. Ah, ci voleva anche questo. Certe cose non cambiano mai, va bene. Tu tienimi informato. Rosy? Ciao, sono qui. Scusa, ho fatto tardi. Ho dovuto coprire il turno di un amico. È tutto ok? Sì, tutto bene. Lo sai che puoi dirmi tutto, vero? Lo so. Ha chiamato la banca. Davvero? E che hanno detto? Non lo so, era sulla segreteria. Il messaggio dice che devi chiamare o andare da loro il prima possibile. Il nostro mutuo, il tasso di interesse, qualcosa del genere. Stavo per chiamarli io, ma poi... Ci penso io alla banca. Li chiamo domani. E poi c'è questo. È del mio broker. Jim, che succede? Piccola, non succede niente. Per favore, smettila di preoccuparti. Lascia che sia io ad occuparmi delle stupidaggini. Tu cerca di stare bene. Non devi stressarti. Ok. Allora vado a farmi un bagno. Metto un po' di musica e accendo le candele. Accendi le candele? Sì, dovresti venire anche tu. Va bene. Ok. Non so cosa dire. Mi stai prendendo in giro. Sei tu quello che mi ha detto di investire in quella merda. E qui vedo scritto che sto rischiando altri $60,000. Jim, te l'ho sei detto, fuori nessuno di testa. Ha previsto che sarebbe successo tutto questo. Io ti citerò. Io ti citerò. Lo faccio, cazzo. Ok, adesso calmati. Andremo al fondo di questa storia. Sean, sono Jim. Devi coprirmi per un paio di giorni. Non ti preoccupare, amico. Sta succedendo qualcosa. Rosy sta bene? Sì, lei sta bene. Devo solo occuparmi di una cosa. Abbi cura di te.
Quindi ha investito e ha perso. Ora loro vogliono altri soldi per coprire le spese e le perdite. Presenteremo denuncia, semplice. Quindi non dovrò pagare i 60.000? Riavrò i miei soldi? Mi assicurerò che lei non debba pagare i 60.000 e i relativi interessi che si sono accumulati, ma del suo investimento originario, per quello deve rivolgersi alle autorità competenti. Io penso che possa interessarli. Può scommetterci la testa che lo farò. Molto bene. Io parto da un fisso, quindi ho bisogno di un anticipo di $10.000 per presentare la denuncia civile. 10.000? Io non ce li ho 10.000. Non c'è problema. Ci sono un sacco di avvocati più economici. Senta, Jim, non posso occuparmi dei suoi investimenti. Si tratta di un crimine e l'ufficio centrale sta indagando. Ora, se è tutto vero, sarò felice di assisterla se deciderà di denunciarli per danni, ma dobbiamo iniziare presentando un decreto ingiuntivo per proteggerla dalla richiesta di rimborso dei 60.000 e i relativi interessi accumulati. Ne ho solo 1.500. Spiacente, Jim. Si tratta di 40 ore di lavoro per questo caso. Torni quando avrai 10.000, è il minimo. Può prenderle in prestito o pagare con la carta di credito. Ironicamente parlando, si tratta di un investimento. Con gli avvocati solitamente ottieni per quello che paghi. Vedrò cosa posso fare. Mi chiami? O no? Stai bene? Sì. Mi barca. E la portiera sul retro deve restare aperta? Ciao, come va? Qualche novità oggi? Altro giorno, solita merda. Assolutamente incredibile. Vogliono farti pagare $60.000. È un casino. Ho perso 18.000 in fondi comuni per il college di mio figlio. I miei genitori hanno perso tutto il gruzzolo. Sono fottuto. Perché? Non hai $60.000? Ma che cazzo pensi? Hai la tua famiglia. Puoi chiedergli a loro. Non è possibile. Io non ho molto, ma posso darti qualcosa. Beh, possiamo organizzare una cosa. Ragazzi, mi rifiuterò di pagarli. Dobbiamo tornare al lavoro. Il pranzo tocca a me, giusto? Faccio io. Grazie, ragazzi. Lo apprezzo molto. Fatti forza. Peggio di così non può andare. Sì. Il resto? È per te, dolcezza. Grazie. Ci vediamo. Ehi, Jim. Io avrei $10.000. Dimentica. Ti prego, Jim. Sean, stammi a non sentire. Non lo dire neanche. Senti, non ho una fidanzata, non ho famiglia, non ho nessuno, ok? Per favore, lascia che ti aiuti. Mi fa davvero piacere. Potrei prenderli. Ci pagherei l'avvocato. Sono tuoi. Si chiama tasso variabile per un motivo. Quando cambia il mercato immobiliare, cambia anche il tasso di interesse, così. Senta, il mio mutuo è raddoppiato in un batter d'occhio. Non posso permettermi di pagare una tale... Sì, quando ha sottoscritto il mutuo il tasso era favorevole, ma i termini dell'accordo parlano chiaro. Era specificato che il tasso di interesse avrebbe seguito l'andamento del mercato. Si può rifinanziare? Beh, il vostro patrimonio ha subito un colpo nei giorni scorsi e sua moglie è più di un anno che non lavora. È così, giusto? Sì, si è ammalata. Mi dispiace tanto, ma alla luce di tutto questo, rifinanziare non sarebbe una mossa prudente per lei in questo momento. Quindi mi scaricate? No, non io, ordini dall'alto. Se dipendesse da me, in ogni caso io sicuramente l'aiuterei. Potete sempre cercare di vendere la vostra casa. Non è vantaggioso in questo momento. Non so cos'altro dirle. Potreste dichiarare bancarotta, molte persone lo fanno. Fottiti. Risposta giusta, suppongo. Ciao. Ciao. Sei stato in banca? Sì. Cosa ti hanno detto? Che non devi preoccuparti.
Ok? Mm-hmm. Bene. Sapevo che li avrebbe trovati. Li ho avuti da un amico. Spero che servano. Sicuramente. E poi vediamo se riesco a trovare altri investitori che hanno avuto lo stesso problema, così intentiamo una causa collettiva. Rottura di palle collettiva. Che ha detto? Ma è solo un gioco, neanche divertente. Non sottovaluti il potere di un folto gruppo di persone quando decide di chiedere i danni. Lo spero tanto. Allora, come mi regolo con i 60.000 dollari? Li contatterò e gli farò sapere che sono il suo avvocato. E che lei non ha intenzione di pagare. E poi? Lo sa, forse c'è un altro modo per uscirne. Potremmo patteggiare e il suo dramma finirebbe all'istante. Che cosa hai in mente? Potrebbe essere disposto a rinunciare all'investimento iniziale e lasciar perdere tutto. Dovrei? È una mossa che va considerata. Potrebbero volerci anni prima che il mercato immobiliare si riprenda. E se riesco a fare mettere alla corte un'ordinanza verso questa gente... Lei non dovrebbe pagare tutti gli interessi che in questo momento le chiedono. La mozione avrà successo, vero? Molto probabilmente. Ma con la legge niente è certo. Le sto solo offrendo quest'altra opzione. Ma se le lasceranno fare quello che ho detto, presto potrebbe buttarsi tutto alle spalle. Sarebbe bello, no? Ok, non ci pensi troppo. Adesso è ora di agire. Voglio pensarci. Mi ha appena pagato. Posso sempre andare avanti con la causa, come pianificato, o cercare di negoziare direttamente con loro. Ma devo sapere o l'una o l'altra cosa. Mi basta un giorno. Sarebbe meglio un'ora. Va bene, oggi incontro l'assistente del procuratore distrettuale. Oh, lo scriverò nella lettera. Grazie. Mi metto al corrente di tutto. Spiacente, signor Baxford. Sono sicura di aver controllato bene quando ha chiamato, ma sfortunatamente sembra che il signor Marwood non ha tempo per incontrarla. Ho chiamato 3 volte. Mi dispiace. Può lasciare un messaggio se vuole. Beh, forse può rispondere lei alle mie domande. Sono costernata, ma non posso esserle di nessun aiuto. Non sono neanche una segretaria legale, sono solo un assistente. Solo un assistente? È la sua scusa? Ha idea di quello che mi sta succedendo? Lei ha già sentito il mio nome? No, mi dispiace, signore. No, non l'ho mai sentito. Mai sentito. Mayra, caffè, signor per favore. Marwood, devo parlare. Il signor Marwood è molto occupato. Signor Marwood, devo chiedere lei è un bastardo. Di andarsene. Ok, per favore, se ne vada. Ma io devo parlarci. Non mi costringa a chiamare la sicurezza. Sono io la sicurezza, brutta puttana. E toglimi le tue manacce di dosso. Incredibile. Allora, com'è andata oggi? Il bastardo non aveva tempo. Ma avevi un appuntamento? Sì. Si aggiusterà tutto. Siete in linea con il gruppo legale Patterson. Ho lasciato un messaggio dopo il beep. Questi bastardi non rispondono mai al telefono.
Riguardo al denaro, seriamente, non ti preoccupare neanche di ridarmi. Non ne ho bisogno, davvero, amico. Lo apprezzo molto. Sono andato ovunque, sono andato dal procuratore, dall'avvocato. Maledette banche. Il sistema è truccato, sono tutti figli di puttana. Dai, lo sai anche tu. Sì, è così. Andiamo a bere qualcosa? Sì. Scaccia l'angoscia. Forse l'esempio migliore per spiegare tutto questo è il piano di salvataggio messo in piedi per lei, Iggy, quando ha dichiarato bancarotta. Stia a sentire, signora, ho lasciato 1000 messaggi. È lui l'incaricato della causa contro il broker, giusto? Sì, è uno dei tanti casi. Bene, io devo parlargli urgentemente, direi anche subito. I debitori della Goldman Sachs sono stati pagati 100 centesimi al dollaro. Quando una società dichiara bancarotta, non ti aspetti di prendere il 100% di quei dollari. Di avere forse 50 centesimi su ogni dollaro, ma no. I contribuenti americani hanno pagato a Goldman Sachs il 100% dei dollari e tutti, anche il segretario del tesoro. Il movimento di protesta Occupy Wall Street, poche centinaia di persone, io non capisco perché gli americani non si alzino. Questi atti sono criminali, si tratta palesemente di frode, di conflitto di interesse. Che cosa fa? Nessuna indagine governativa, nessuno viene arrestato, nessuno è stato nemmeno accusato e nessuno si preoccupa di indagare più. Eppure tutti possono vedere quello che è successo. Questi criminali camminano in mezzo a loro. Adesso le banche ci chiedono la stessa fede che abbiamo nel nostro governo. Le banche hanno negoziato idee, hanno solo derivati e swap che vanno avanti e indietro. Questa storia deve finire, non può andare avanti così. Dobbiamo consolidare la ricchezza reale, quella vera. Non pezzi di carta che sono semplici idee di gente molto ricca. Ciao, piccola. Ciao. Che ci fai qui? Non avevi la terapia stamattina? Sì, l'ho annullata. Cosa? La nostra carta. L'ultima volta l'hanno rifiutata. I debitori non smettono di chiamare. E così ho telefonato in banca e... so quello che succede. Siamo rovinati, vero? Avevamo messo tutti i nostri soldi in quei fondi e sono... sono andati, non è così? Jim, è tutto ok? Io capisco, tu stavi solo cercando di proteggermi. Andrà tutto bene. Riavrò tutti i soldi. Metterò tutto a posto. Oddio, è stato così difficile per te. Ti sono venuti i capelli bianchi e le rughe per colpa mia. Andrà tutto bene. Tu starai bene. No, io no. Ma va bene. È solo che io volevo... davvero un bambino. So che assomiglierebbe tutto a te e non potrai desiderare assolutamente niente di meglio. Piccola, non dire così. Venderemo la casa. Jim. Si sistemerà tutto e... chiamo l'avvocato. Studio dell'avvocato Patterson. Jim Baxford, per il signor Patterson. Un momento, prego. Jim,
Che succede? Io... c'è una lettera qui che dice che ci pignorano tutto a causa di quella merda immobiliare. Senti, Jim, mi avevi detto che se rinunciavo ai miei investimenti avresti negoziato i 60.000. Penso che avrebbe funzionato, ma tu non mi hai dato una risposta in tempo. Se avessi potuto parlare prima... Io ho chiamato il giorno stesso. Alla fine di un lungo venerdì alle 4 del pomeriggio, se ricordo bene. Questo vuol dire che non sono stato in grado di parlare con loro prima di lunedì o martedì. Ho i messaggi registrati. E che mi dici della mozione della causa collettiva? La tua società è andata in bancarotta e il loro patrimonio è stato venduto a un'altra società. Nessuno firmerebbe una mozione contro qualcuno in bancarotta. Devi assumere un avvocato fallimentare per intentare una sospensione automatica. Funzionerà di sicuro. E la società immobiliare che ne è di loro? Beh, anche loro sono sotto procedimento fallimentare e sotto sospensione. Non si possono intentare azioni legali contro una società in bancarotta senza prima aver assunto un altro avvocato che abbia il permesso del tribunale fallimentare. È complicato. Perché non me l'hai detto prima? Perché ti ho assunto, cazzo? Non ti ho sentito per 2 settimane. E di certo non ero al corrente del funzionamento interno di queste società. Quindi, permettimi di darti un consiglio. Paga i 60.000. E io farò la mia parte cercando di evitare che ti addebitino anche tutti gli interessi accumulati fino a oggi, senza chiederti altri soldi. Allora, che cosa ne pensi? Non ho 60.000 dollari. Jim, questo l'ho capito. Chiamami. È tutta colpa mia. Non è colpa tua. Siamo pieni di debiti e ti ho costretto io a farli. Non è colpa tua. Sono le banche, gli amministratori, i maledetti... Jim, io mi dispiace per tutto quello che sta succedendo. Scusami. Vado a lavorare. Jim. Jim. Andy, volevi vedermi? Vieni, entra. Chiudi la porta, per favore. Jim, siamo stati contattati da un paio di avvocati e da alcuni funzionari del recupero crediti negli ultimi 2 giorni. Sembra che tu abbia un sacco di debiti. Non è come pensi. Da quando Rosie si è ammalata... Hanno emesso una sentenza contro di te, una cifra da trattenere mensilmente sul tuo salario base. Di quanto? Circa 800 al mese. Ok. Fammi parlare con il mio avvocato. Prima non devi dargli niente. Infatti non gli daremo niente perché... Jim, mi dispiace, ma dobbiamo lasciarti a casa. Dobbiamo proteggere i nostri interessi. Non possiamo avere impiegati con questi problemi. Capisci che voglio dire? Siamo una società garante. Perderemmo la nostra assicurazione, i nostri clienti. Non possiamo permetterci di farti lavorare per noi non a queste condizioni. Se ci pensi, capisci che non va bene. Il licenziamento. E la mia assicurazione? Lo sai che Rosie sta male. Puoi avere un'assicurazione temporanea. Sono $600 al mese. Come posso tenerla in vita? L'assegno è la tua liquidazione ufficiale. Ma ti dobbiamo altri soldi, gli straordinari. Hai fatto moltissime ore in più, sei un impiegato modello. Quindi invece di un assegno te li do in contanti. Non è tantissimo, sono 9.000. In contanti è meglio, così... così le banche non lo sapranno mai, rimarrà tra noi. Lo apprezzo molto. Devi riconsegnare l'arma e il distintivo. Mi piace tanto. Senti, io non lo sapevo. Thank you.
Ehi, Jim, come stai? Sono Sean. Senti, io non lo sapevo, mi credi? Davvero? Ok, mi dispiace tanto. Ti voglio bene, fratello. Ti prego, chiamami. Rosy? 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 Oh mio Dio. Rosy. Dio ci sottopone molti misteri nel corso della nostra vita. Il più impegnativo di tutti è la morte. Ma quando succede, quando Dio ci lascia muti davanti alla morte, ci ricorda che tutto quello che abbiamo è il perdono. Dobbiamo mettere da parte la nostra rabbia e guardare coloro che abbiamo perso per costruire una vita migliore. Chi è Dio? Mi dispiace. Se non il nostro Signore. Mi dispiace molto. E chi è una roccia se non il nostro Dio? Quel Dio che mi cinge con forza e mi guida sul cammino. Condoglianze, fatti forza, Jim. Che fa i miei piedi come i piedi di un cervo per farmi arrampicare sicuro. Allena le mie mani alla guerra, così che le mie braccia possano piegare un arco di bronzo. Tu ci hai dato lo scudo della tua salvezza e la tua mano destra mi sorregge. Il tuo aiuto mi ha reso grande. Mi hai dato un posto sicuro per camminare, così che i miei piedi non possano scivolare. Ho inseguito i miei nemici e li ho superati. E non mi sono voltato indietro fino a che non si sono dissipati. Li ho abbattuti così che non fossero in grado di crescere. Sono caduti sotto i miei piedi, per te che mi avvolgi con forza nella battaglia. Hai fatto cadere i miei aggressori. Hai fatto in modo che i nemici mi volgessero le spalle e quelli che mi odiavano li ho distrutti.
non siamo in casa in questo momento. Lasciate un messaggio che ti chiameremo. Ciao Jim, sono Sean. Ah, non rispondi al telefono. Spero sia tutto ok. Io non so proprio cosa dire. Ma ti penso tanto, fratello. Spero che tu stia meglio. Ti voglio bene. Per favore, chiama. Salve, non siamo in casa in questo momento. Lasciate un messaggio che ti chiameremo. Ehi, Jim, siamo Fred e Frank. Senti, amico, ci piacerebbe pranzare con te una volta. Una sera di queste veniamo a trovarti, giochiamo un po' e ci facciamo una bella bevuta. Ci manchi, amico. Bella serata, non mi divertivo così da tanto. Dai. Beh, è ora di andare. Passate un buon fine settimana, ragazzi, ve lo meritate. Pronto? John, cosa? Avanti, John, è troppo tardi per questa roba. No, davvero, non voglio parlarne in questo momento. Puoi richiamare domani mattina, per favore? Va bene. Signor Marwood, sono Jim Buxford. Sì. Le ho lasciato molti messaggi, 20 per l'esattezza. Ah, io... sono fuori servizio, se vuole parlare con me deve... Ho perso i risparmi di una vita. La casa, il lavoro, mia moglie... Senti, Jim, non è colpa mia se tua moglie ti ha lasciato, va bene? Non mi ha lasciato, è morta. Oh, cazzo, andiamo, amico. Ti sto dicendo, è morta. Morta. Metti giù le mani! Ha rilevato che questa fede nella stabilità dell'economia americana attraversa l'intero ambito politico. Per decenni l'America ha goduto di una crescita economica senza precedenti, ma sfortunatamente tale crescita è stata alimentata da una montagna di debiti e ora questi conti chiedono di essere saldati. Mentre il collasso economico si intensifica, si fanno strada diverse opinioni su come fermare questa spirale verso il basso. Chiamare questa crisi con un altro nome sarebbe lo stesso vecchio gioco. I ricchi diventano sempre più ricchi, mentre i poveri diventano sempre più poveri. Grazie a tutti e buonanotte. Per il prossimo notiziario vi aspettiamo sempre su questa rete. Wow, Dan! Ma è fantastico! Come sei riuscito a farlo? Beh, sai, è stato molto facile con i nuovi tassi di interesse sui mutui. È stato davvero un gioco da ragazzi. Avvisiamo tutti che nella contea di Delaware è allerta e la protezione civile raccomanda di rimanere in casa. Secondo il servizio meteorologico statunitense, gli effetti peggiori potrebbero verificarsi tra Louisiana e Carolina. Allora? Allora va alla grande, ci siamo liberati di tutto. Grandioso, fantastico. Pensi che questo potrà bastare? Assolutamente. La banca farà un figurone, i nostri clienti non tanto.
Ok. Era l'unica cosa che potevamo fare. Abbiamo incassato il colpo, ma abbiamo reagito, giusto? Avevo ragione. Sì, ragione su tutta la linea. Ok, lo sai. Era quello che volevo sentire. Ciao. Possono distruggere le società e persino una nazione con questi declassamenti del rating finanziario. Potrebbero effettivamente portare sull'orlo del precipizio il mondo intero. L'ultima società di Wall Street ad aver ricevuto denaro federale per non andare a fondo. Ora la questione diventa sempre più spinosa. Come molte altre istituzioni finanziarie, la Lehman Brothers è rimasta coinvolta in questa tempesta finanziaria. I superfondi immobiliari, che rappresentano uno dei prodotti più a rischio, 7,7 miliardi di dollari in fondi non dichiarati dalla Banca Centrale Americana, sono stati investiti per salvare alcune tra le istituzioni finanziarie più importanti. Terremo gli occhi aperti. Sempre più esperti ritengono che il governo abbia un ruolo preminente in questa grande crisi. Ora io dichiaro di assumermi tutta la responsabilità per le decisioni che ho portato avanti e per tutte le azioni intraprese che hanno danneggiato l'economia del nostro paese. JP Morgan ha vinto e non pagherà i 31 miliardi di dollari di perdite. I prestiti sono stati concessi praticamente senza alcun vincolo. Tuttavia, questa crisi così violenta ha fatto toccare il fondo a milioni di investitori. Il governo è intervenuto aiutando una delle sue holding. Continuano a sperperare miliardi di dollari. Nello stesso momento il governo cinese utilizza questi eventi negativi per negoziare a suo favore. Salve, non siamo in casa in questo momento. Lasciate un messaggio e vi richiameremo. Signor Baxford, sono Walt, chiamo dalla banca. Le abbiamo inviato una lettera e lasciato molti messaggi riguardo al default del suo mutuo. Come le avevo già preannunciato, la banca questa volta non ha altra scelta che pignorarle la casa. Se ha qualche domanda da fare, la prego di non esitare a contattarmi. Salve, non siamo in casa in questo momento. Lasciate un messaggio, vi richiameremo. Non risponderò mai più al telefono. Quindi fatela finita e non chiamate più. Signor Baxford! James Baxford! È lei James Baxford? Notifica di sfratto, causa pignoramento. Così ti piace? Sbattere la gente in mezzo alla strada? Mi dispiace, signore, ma deve firmarlo e portare via le sue cose. Ha 48 ore di tempo per liberare i locali. Signore, se lei e le sue cose non sarete fuori di qui entro 48 ore, interverrà lo sceriffo per allontanarla. Prendi quel pezzo di carta e infilatelo nel culo. Ok, signor Baxford, interverremo con la forza pubblica. Thank you.
Spegnete musica a tutto volume. È fuori servizio, usi le scale. A proposito di lavoro, come sta Jim? Non lo so. Ora lo chiamo. Vediamo se risponde. Ci penso spesso. Sean. Ehi, Jim, stavamo parlando di te, ecco. Ora ti metto in viva voce, ok? Ciao, amico. Ci manchi durante il pranzo? Sì, dovresti fare un salto. Ho bisogno di altro tempo, ragazzi. Ancora un po' di tempo. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Noi ci saremo sempre per te. Non allontanarti da noi. Ti aiuteremo a rimetterti in piedi. Lo apprezzo davvero, ragazzi. Ci vediamo presto. Ok, ciao. Stammi bene. Ciao. Questi sono i due pezzi che mi hai chiesto. Hai portato i soldi? Sembrano tutti. Allora, dov'eri in servizio? Nella decima. Kit Stack era il mio referente. Stack è un buon soldato. Sì. Non dimenticare i proiettili. Ehi, amico, sono obbligato a chiederti se in qualche modo sei legato alle forze dell'ordine. Non sono un poliziotto, sono solo un cittadino preoccupato della sua incolumità personale. Sì. Granate? Ah, sì, me ne restano soltanto due di granate. Quanto? Te le do tutte e due per un deca. Difesa personale? Per divertimento. Le granate sono una favola. Divertiti! Thank you.
Ehi, stronzo! Ricapitolando la nostra storia clou, il vicepresidente di una nota compagnia di procheraggio è stato ucciso a colpi di pistola mentre prendeva la sua auto. Sembra rientri in una casistica molto comune. Il nostro corrispondente è sulla scena per gli aggiornamenti del caso. Grazie, seguiremo gli sviluppi di questa storia, ma al momento non ci sono sospettati, anche se si pensa che il movente sia riconducibile alla professione della vittima che operava nel settore finanziario. La polizia è in cerca di indizi e testimoni. In mattinata hanno rilasciato una dichiarazione nella quale affermano che tratteranno questo caso come... La maggioranza dei cittadini americani pensa che gli Stati Uniti arriveranno al collasso totale. Non era mai stato tanto facile ricevere prestiti personali e i consumatori hanno raggiunto livelli di indebitamento senza precedenti. L'ultima tra le società di Wall Street ad aver ricevuto fondi pubblici per non cadere a picco... È un discorso morale. Non possiamo permettere a questa gente di vincere. Inoltre, rivogliamo indietro i nostri soldi dal governo degli Stati Uniti. Hanno salvato le banche. Vogliamo essere salvati a più. Attualmente in bancarotta ha fatturato oltre 850 milioni di dollari in spese legali, oltre alla fatturazione per passaggi e cene a base di aragosta. Circa 20 avvocati hanno incassato oltre 40 milioni a testa, mentre alla gente che ha perso i risparmi di una vita. La cosa divertente è che il governo al momento dell'assegnazione del contratto non ha chiesto la copertura necessaria e non ha verificato l'entità del loro capitale. La gente è arrabbiata e ha Charlotte, hai letto questo? Voglio una guardia del corpo per me in questo ufficio, subito. Certamente. Vogliono uccidermi. Ehi, guardate chi c'è. Come va, amico? Come te la passi? Ehi, amico, come stai? Bene, bene, ragazzi. Ehi, Jim, è bello vederti. Sì, come ti va? Abbastanza. Tutto bene? Al pranzo ho già pensato io. Oh, avanti, amico. Non dovevi farlo. Invece l'ho fatto. Mi siete mancati, ragazzi. Sì. Anche tu. Allora come te la passi? Al solito, al solito. Cerco di non pensare. Lavori? Non sto lavorando, è dura, sapete. Rosie è andata, lei è andata via, ma non posso fare più niente. Comunque ho deciso. Me ne vado. Andartene? Dove? Non lo so, un'altra città, un altro stato. Non lo so, devo andarmene da qui. Tutto mi parla di Rosie. Rischio di impazzire. Riuscite a capirmi? Sì. Sì, anch'io ti capisco. A volte anche a me viene voglia di farlo. Tua moglie ti ha lasciato? No, non riesco a capire perché non se ne va. È un mistero per me. Lei ti ama? Oh, sì, mi ama. Ma ama anche te e tutti quelli del vicinato. È proprio questo il problema. Non lo lascia libero. Scommetto che mi ama. Sì, è così. Bene. Ma devi dirci dove vai, d'accordo? Assolutamente. Meglio se mi tolgo di mezzo con tutto quello che sta succedendo, no? Sì, è una brutta storia. La città è sotto assedio. Credo che continueranno. È vero. Vedrete che lo prenderanno. I tromboni si stanno agitando. Quei cazzo di banchieri, li ammazzerei tutti anch'io. Siamo tutti possibili sospettati. Chi lo catturerà riceverà una bella promozione, amici miei. Vi risparmierò la fatica. Ma che cazzo dici?
Sono io. Ok, per un attimo ci ho creduto, lo sai? Dico sul serio. Avanti, amico. Vuoi farmi prendere un attacco cardiaco? Sei diventato matto? Chi ha preso il sandwich? Sempre con le dita dentro, eh? Scusa. Chissà dove hai messo quelle dita. Non lo voglio. Ne voglio uno incartato. L'hai rovinato, dico sul serio. Ho paura che se lo mangio mi prendo una malattia. Dovresti mettere i preservativi sulle dita. Ecco cosa dovresti fare. Avete visto? Credo che vada in palestra. Mia moglie sta per partorire. Ho fatto un abbonamento per lui al nostro country club. È costato oltre $90,000. Ma è pazzesco. Tu sei matto. Vabbè, dai, adesso ce lo possiamo permettere. Lo so, ti faccio chiamare più tardi. Ehi, hey Robert! Sono Jim! Jim Baxford! Jim Baxford! Ehi, hey, è un piacere vederti! Anche per me! Ascolta, spero veramente che ti sia ripreso da quel brutto disastro finanziario. Non ancora, ma sto per risolvere. È stato un brutto periodo, amico. Abbiamo tutti perso qualcosa. Quando ho detto a mia moglie che non saremmo andati in vacanza alle Barbados, ha cominciato a urlare come una pazza per tutta Long Island. Ma adesso va meglio, giusto? È così, è quello che mi ripetono tutti. Devi credermi, è tutto vero. Senti, vorrei che tu prendessi un mio biglietto da visita. Da qualche parte. Eccolo, ho un paio di idee da proporti che potrebbero interessarti. Chiamami, pranziamo insieme, ok? Sì. Bene, ora devo andare, è stato un piacere. Anche per me. Sì, chiamami. Se sparano a quei banchieri, te lo meritano. Questo paese è senza legge. Se rubi in una stazione di servizio, ti becchi 5 anni. Distruggi l'America, bruci 20 miliardi di dollari e ti lasciano andare. La violenza non è una soluzione, Gas. Perché no? Non è la violenza la soluzione che il governo ha portato avanti in Iraq, in Afghanistan. Grazie per il tuo intervento. Sono Brian, perché hai sfumato la chiamata di Gas? Io penso che abbia ragione, ho perso la mia casa e quelli di Wall Street la passano liscia. Non è giusto, è sempre la povera gente che si va di mezzo, è ora di dire basta. Ok, le telefonate in diretta per oggi sono finite. Diamo un'occhiata al mercato finanziario. Dollaro studia 1.
Robert. Robert, sono Jim. Jim, come va? Sai, ho vinto $50,000 in un torneo di poker. Ma è grandioso. Sì, incredibile. Comunque ho bisogno dei tuoi consigli per investirli. Ho dei nuovi fondi. Molto bene, ci prendiamo un caffè. Che dici di quel posticino vicino al mio solito ufficio? Coffee shop. Ok. Ci vediamo domani alle 9. Bene. Bene. Molto bene. Ci vediamo lì. Thank you.
Sì, sì, ma vede, 856 salirà al 925. No, no, guardi bene. No, guardi lo schermo a destra. Dobbiamo vendere tutte quelle azioni, subito. Dobbiamo vendere. Cazzo! Zitto! Io non sono il capo qui. Non devi assolutamente dire niente. Ti prego, mia moglie è incinta. Chi è quel tizio da Smith? Meg, chiama la sicurezza, presto. Ehi, che cazzo succede qui? Ah! Torna da tua moglie e ringrazia il cielo per questo, coglione. Adesso fuori da qui, vai! Si indaga per scoprire se la strage di oggi ha a che fare con i recenti casi di omicidio. Ora però, da fonti ufficiose, ci arriva voce che tutte le vittime erano coinvolte nello scandalo dei broker. Operatori finanziari che hanno venduto o appoggiato le azioni immobiliari saranno perseguiti. Hanno appena informato dell'omicidio. Tu sparisci! Fuori! Via, ho detto! Qualunque cosa cerchi non la troverai qui. Mettiti seduto. E sta zitto. Ho detto mettiti seduto. Scommetto che non hai mai visto la tua scrivania da questa angolazione. Non so chi pensi che io sia, ma... qualunque cosa tu voglia, non è questo il modo per ottenerlo. Ti ho detto di parlare? Vuoi conoscere la differenza tra un banchiere e un gangster? Un gangster ha sempre un piano di fuga. Ok. E comunque... io so esattamente chi sei. Tu sei quello che ha fregato milioni di persone che quando non è qui o nella sua fottutissima casa di Hamptons prenota una lezione di tennis dal suo attico su Central Park. Come fai a sapere queste cose? Ti ho tenuto d'occhio.
Il problema di quelli come te è che non smettete mai di vantarvi e mentre il resto del mondo soffre, vi assicurate che su ogni giornale del paese si parli dei vostri fottuti successi. Sì. Sai, ci sono delle persone che traggono ispirazione da storie di successo. Avresti potuto fare tutto quello che ho fatto io se ne avessi avuto l'opportunità. No, non è vero. Io non avrei venduto alla gente con pochi soldi crediti inesigibili. Tu fai denaro reale accordando mutui su fabbricati inesistenti. Tu falsifichi i libri per ottenere i tuoi bonus, ecco quello che fai tu. Ma la domanda è, perché dovrei lasciarti vivere? Tu sei un venditore, giusto? Allora venditi. Avanti. Vendermi? Lo sai che non esiste persona su questa terra che abbia fatto milioni di dollari e che li abbia guadagnati onestamente? Perché non guardi le ricche famiglie di una volta? I Carnegie, i Getty, i Morgan, i Hearst, i Rockefeller. Come pensi che ci siano riusciti? Si sono appropriati di terreni, licenze, attività, depredando e uccidendo il popolo dei nativi e importando schiavi e mercenari da nord a sud durante la guerra civile e controllando i politici. Eppure loro sono eroi, sono veri eroi americani. Salite al 30° via! Forza! Forza! Lasciamoli lavorare! Andiamo! Forza, forza! Avviciniamoci all'obiettivo! Dai, scendi! Cosa insegniamo ai nostri figli? Che l'onestà e il duro lavoro sono la chiave del successo? I miei bambini, i miei figli, non vanno a combattere, vanno a Yale oppure a Harvard. Sono gli stupidi figli dei bianchi e i neri del ghetto che vanno a combattere. Le insensate guerre americane proteggono gli americani e i loro affari. E questo è il mio business. Il mio business è il mio business che mi fa diventare sempre più ricco. E sono i miei bonus che mi permettono di avere una casa sempre più grande. È la solita vecchia storia. Sono i banchieri, i possidenti e i consulenti che si arricchiscono. Ed è la gente che compra le loro azioni che alla fine perde tutto. Quelli come te! Alcune persone non si arrendono. Quelli come me. È un sistema di libero scambio, amico mio. È il capitalismo. È la competizione capitalista della società. È così che la panna sta sempre al top. È così che i forti sopravvivono e i deboli scompaiono. Come lei? È mia moglie, quella sulla foto, è morta per colpa tua. Avanti, dai, su, falla finita. Io neanche ti conosco, non ti ho mai visto in tutta la mia vita. Però conosci i superfondi immobiliari, non è vero? È lì che hai messo i tuoi soldi? Me li hanno venduti i tuoi. Per le commissioni. Per le commissioni. È così che funziona. Ti piace giocare? Adoro le competizioni. Vuoi fare un giochetto senza concorrenza? Solo io e te? Io e te? Non vedo l'ora. Un'arma. Due uomini. Il vincitore vive. Conto fino a tre. Uno. Due. Beh, guarda qua. Sono io che sto al top. Sicuro? È proprio questo che non capisci, ma non ha importanza. L'importante è che ho vinto io. Non importa come. Tu sei morto. Fregato, amico. Libero! Portatelo fuori da qui! Obiettivo localizzato ed eliminato. Lasciate passare, via, via! Thank you.
ancora libero e vivo e giuro che continuerò a uccidere. Devono sapere che sono in circolazione, un soldato della gente. E se il governo, i pubblici ministeri e i giudici falliranno, io non fallirò.